Buongiorno, grazie a tutti per essere qui e in particolare lasciatemi ringraziare l'organizzazione di Convivere, in particolare la dottoressa Mazzi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e il professor Remo Bodei per avermi dato la possibilità di presentarvi un argomento che effettivamente è poco frequentato, soprattutto in Italia. Devo anche aggiungere che mi sembra un'ottima idea quella di parlare dell'America Latina, perché come titola Gianni Minà in un suo libro e come ci ha ricordato anche ieri sera, è effettivamente un continente desaparecido. Se andiamo a ben vedere, in realtà non è totalmente desaparecida l'America Latina, in particolare nei media, se ne parla, ma continua a essere riproposta attraverso dei cliché che sono banalissimi, che non sono falsi in sé, ma diventano banali e falsi se consideriamo che sono una parte del tutto. Nei media si parla sempre dei campesinos, delle favelas e così via, e si ignorano altre cose fondamentali, ad esempio lo skyline di Lima, che è migliore, più impressionante di quello di Milano e così via. E quindi sì, mi sembra molto utile parlare dell'America Latina e approfondire questo tema. Mi sembra anche utile farlo, e mi sembra interessante per il fatto che la proposta dell'America Latina venga da una banca, da una fondazione bancaria, che in questo modo si ricollega a una tradizione importante nella storia. Noi sappiamo, soprattutto una fondazione bancaria di questa parte d'Italia, di questo lato, come dire, del Mar Tirreno, perché noi sappiamo che i banchieri genovesi finanziarono i viaggi di Colombo e noi sappiamo che i banchieri genovesi tenevano i cordoni della borsa della corona spagnola quando l'America Latina produceva tra il 1560 70 e il 1630 l'85% dell'argento del mondo. Cioè, quindi l'America Latina è stata al centro del mondo e la maggior parte dei soldi dell'argento che arrivava dall'America passava attraverso Genova. Quindi con questo convegno noi ci ricolleghiamo a una tradizione molto importante, sicuramente molto importante. Per altri versi mi sembra anche utile tornare, riproporre il tema dell'America Latina perché i luoghi comuni dei media diventano anche pericolosi, perché sono anche il riflesso di una non conoscenza della situazione che anche dal punto di vista economico può avere effetti devastanti. Io sono d'accordo con chi sottolineava ieri sera, non ricordo più chi, che è un po' paradossale che i telegiornali, che io non guardo ovviamente, dedichino 20 minuti agli economisti, all'economia e così via. Tuttavia, se almeno si utilizza il punto di vista dei danè, bisognerebbe farlo bene. E da questo punto di vista è paradossale che, o meglio, è curioso osservare che la non conoscenza dell'America Latina per le banche stesse ha avuto effetti devastanti. Mi riferisco per esempio alla Commerciale che era proprietaria della prima banca del Perù, si è fatta sfilare questa banca nel 1979 avendo il 35% delle azioni con un 25% di azionariato diffuso e così via, a partire dalla non conoscenza della situazione. E poi successivamente, recentemente, Intesa San Paolo ha pensato bene di svendere la terza banca del Perù, il Banco Vise, con perdite colossali, si parla di 10 milioni di euro, alla vigilia del boom economico del Perù, perché il Perù è un paese che sta crescendo a ritmi del 6-7% all'anno, in alcuni anni hanno avuto punte dell'8-9%, quindi superiore a quelle della Cina. Cosa ha pensato bene Intesa San Paolo? Di andarsene dal Perù per investire in Ucraina nelle banche dell'est alla vigilia del collasso delle banche dell'est, della bancarotta delle banche dell'est e alla vigilia della crisi. Quindi effettivamente è utile, se noi vogliamo, come dire, anche occuparci di economia, conoscere la situazione, conoscerla bene, e se posso tirare acqua al mio mulino, direi anche conoscerla da un punto di vista antropologico. Detto questo, procediamo e cominciamo un po' a considerare
il tema delle culture precolombiane. Prima di entrare nel merito vorrei riallacciarmi a quello che è stato detto questa mattina. Effettivamente la riflessione sull'America Latina è stata molto importante, si è discusso se gli indiani avessero un o un animo o no un animo. In realtà la discussione non è proprio stata così, ma insomma in realtà si è discusso se fosse legittima la schiavitù, no? Come ha spiegato bene il relatore che mi ha preceduto. E quello che però è importante sottolineare è che la discussione non ha contrapposto solamente indigenisti e anti-indigenisti, Sepulveda e Las Casas, ma ha avuto un ruolo fondamentale anche nella costruzione della modernità, di quello che siamo noi oggi. Perché un dato che sostanzialmente è ignorato ed è sconosciuto è che se noi oggi in una società democratica basiamo la categoria del citoyen sul modello dei liberi ed eguali, questo lo dobbiamo alla riflessione che è stata fatta sull'America a partire dalle prime relazioni dei cronisti, che osservando alcune società ovviamente e non altre, quelle società che più o meno, poi in realtà le cose non erano proprio così, ma che più o meno apparivano non gerarchizzate, hanno dato lo spunto per far rivivere il mito dell'età dell'oro e quindi riproporre il modello della società dei liberi ed eguali. E quindi dalle riflessioni, delle prime riflessioni di Tommaso Moro in Utopia, si arriva a Montaigne, all'illuminismo francese e alla invenzione delle citoyennes. Probabilmente saremmo arrivati alla categoria moderna delle citoyennes comunque, ma fatto sta che il percorso che nella cultura occidentale ha portato alla democrazia parte dalle prime riflessioni su alcune società dell'America indigena, in particolare sui Taino e soprattutto sui Tupinambà. Quindi non è stata una cosa di nicchia la riflessione sull'America, è stata al centro della riflessione di intellettuali europei di primo piano ed è soprattutto alla base di quello che noi siamo oggi. Qui noi vediamo Tommaso Moro e il frontespizio dell'Utopia. Abbiamo poi, qui invece vediamo Giordano Bruno, il quale non si inserisce in questo percorso ma fa un'altra cosa fondamentale. Alla fine del Cinquecento utilizza i dati che arrivano dall'America per smentire le cronologie bibliche e quindi per dire che la Bibbia non funziona. Ovviamente in quel tempo non era consentito, non era una cosa da poco, come sappiamo Giordano Bruno non venne bruciato per questo, ma sicuramente l'attacco che fa le cronologie della Bibbia, la cronologia della Bibbia a partire dai dati che arrivano dall'America e in particolare la mia ipotesi è quella a partire da una conoscenza indiretta del conto lungo dei Maya è di fondamentale importanza. Quindi anche con Giordano Bruno non siamo nella nicchia. E poi appunto vi ho già parlato di Montaigne e poi del filo rosso che collega Montaigne a Montesquieu, a Rousseau, agli illuministi, ma c'è un'altra cosa fondamentale. Montaigne è anche alla base della scoperta, dell'invenzione del relativismo culturale, cioè in altre parole se noi oggi non siamo razzisti, se come hanno fatto tutti i relatori che mi hanno preceduto, denunciamo giustamente i crimini e le atrocità dei conquistatori eccetera, lo dobbiamo alla riflessione che fa Montaigne. Ma quello che è interessante è che la riflessione di Montaigne non viene fatta così in generale, viene fatta a partire da quello che avevano riferito e che osservavano i cronisti che avevano vissuto presso i Tupinambà e in generale da quello che risulta dalle fonti, dalle croniche sugli Aztechi. Infatti scrive Montaigne, inventando il relativismo culturale: non mi importa rilevare il barbaro orrore che è in tal modo di fare. E Montaigne a cosa si riferisce? Si riferisce all'uccisione rituale del prigioniero, che voi vedete qui, stamattina si citava Théodore de Brie, queste sono le incisioni di Théodore de Brie, incisioni straordinarie dal punto di vista estetico e fondamentali anche dal punto di vista etnografico, perché se in alcuni casi sono opere di fantasia, in altri casi sono assolutamente fedeli ai reperti etnografici che noi vediamo
vediamo oggi. Ad esempio, questi reperti, questa mazza Tupinambà è esatta, non si può capire, non si può immaginare come Debris abbia potuto inventarla, se non ipotizzando che l'abbia vista di persona, così come questo ornamento dorsale Tupinambà è perfetto, sono così. Anche se di Tupinambà è rimasto molto poco. Quindi Montaigne, commentando il sacrificio umano e il cannibalismo di Aztechi e di Tupinambà, scrive: «Non mi importa rilevare il barbaro orrore che è in tal modo di fare, ma piuttosto questo, che giudicando bene delle loro colpe siamo accecati rispetto alle nostre. Penso che c'è più barbarie a mangiare un uomo vivo che a mangiarlo morto, a lacerare con supplizi e martiri un corpo ancora sensibile, farlo arrostire a poco, farlo azzannare e martoriare dai cani e dai porci, come abbiamo non solo letto, ma veduto recentemente, e noi tutti sappiamo a cosa si riferisce Montaigne, ma veduto recentemente non fra antichi nemici, ma fra vicini e concittadini, e quel che è peggio, sotto il pretesto della pietà religiosa, che ad arrostirlo e mangiarlo dopo che è morto. Noi quindi li possiamo ben chiamare barbari, considerando le regole della ragione, ma non rispetto a noi, che li superiamo in ogni sorta di barbarie. Quindi il relativismo e la tolleranza nasce qui, nasce dalla riflessione sull'America».